È un convegno organizzato da Sport e Salute con il progetto Scuola, che è molto importante, in collaborazione con il comitato organizzatore dei campionati mondiali di orienteering Gargano Puglia Italia 2022. È un evento importantissimo, si è lavorato anni per riuscire a portare questo mondiale di questa particolare disciplina, che ricordiamo che è totalmente ecosostenibile, e quindi con i tempi che stiamo vivendo è una disciplina sportiva di esempio per quanto riguarda il mondo sportivo internazionale. E quindi si è pensato di organizzare, ripeto, grazie a Sport e Salute, questo importantissimo evento in ambito dei mondiali di WMOC 2022. Lasciateci ringraziare anche gli ospiti stranieri che sono qui questa mattina, sono tantissimi gli atleti, 39 nazioni che da domani gareggeranno qui in Gargano per i mondiali orienteering. Grazie anche al vicepresidente, poi andremo ovviamente a ringraziare i rappresentanti delle istituzioni, del comitato organizzatore, dei massimi esponenti del mondo sportivo e delle federazioni presenti. Welcome our guest from all over the world here in this very important exclusive resort Pugno Chiuso. Today, 9 July 2022, we are here inside the site program of the WMOC 2022, the first time here in Gargano, Puglia, Italy, on this very important discipline regarding the sport industry. Speaking about orienteering, we have the top athletes in the world dealing with the master category from 35 up in a really, really very technical and folk, an incredible track that will be inside the villages, the small town, but also in Foresta Umbra, is a national park here in Gargano. It's absolutely unique in the world, so we are absolutely ready to face all the track till Saturday, 16 July. This afternoon, we take place at the opening ceremony in Vieste downtown, starting in 18:30. I think it was a kind of a kickoff of this very important WMOC 2022. Io inizierei con i saluti istituzionali, iniziando dal sindaco di Vieste, Giuseppe Mobiletti. Grazie. Siamo questo? Usate questo. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Io purtroppo con l'inglese ho difficoltà, quindi mi limito all'italiano, quello che riesco a fare. Allora, prima di tutto saluto tutti i presenti, tutte le istituzioni presenti, il vicepresidente della provincia, rappresentanti della Fisio, di Sport e Salute e la Regione Puglia, che come sempre si fa attendere, no? Conosciamo bene. E io sono molto onorato che questa grande manifestazione si svolga sul Gargano, non dico a Vieste, ma parlo di Gargano, perché per noi è un'opportunità. E questo è proprio si va proprio nel concreto del titolo del convegno, no? Grandi eventi e turismo. Noi appena ci siamo insediati, già dal 2016 abbiamo ritenuto che lo sport fosse un asset importantissimo per sviluppare ancora di più la nostra immagine turistica. Parlo di un comune, Vieste, che in linea teorica non avrebbe bisogno di ulteriori sviluppi, perché siamo la prima destinazione del centro-sud Italia. Quindi non solo la prima destinazione della Puglia, ma la prima destinazione del centro-sud. Però questa è un'amministrazione ambiziosa e vuole scalare le classifiche e insidiare le grandi località turistiche balneari, sto riferendo a quelle. E quindi abbiamo puntato molto sullo sport, abbiamo puntato molto sulla cultura, e abbiamo patrocinato, abbiamo investito tanto in eventi sportivi. E questo dell'orienteering poi si sposa in maniera piena
con quella che è la conformazione del nostro territorio. Il nostro territorio, soprattutto gli atleti avranno possibilità di vederlo in questi giorni, è un territorio stupendo, anche nella cornice dove siamo adesso, siamo a pugno chiuso, siamo in uno dei più bei resort di Vieste, incastonati sul promontorio, e quindi penso che tutti gli atleti rimarranno affascinati del nostro Gargano, della nostra Puglia, perché scopriranno dei posti, ahimè, sconosciuti anche a me, perché purtroppo lo riesco per gli impegni a girarlo tutto. E si innamoreranno, io ne sono convinto, e si innamoreranno di Vieste, del Gargano, e poi saranno veicolo di promozione nei loro territori. E il fatto che ci sia poi concorrenza tra le varie città nell'ospitare eventi sportivi evidenzia ancora di più il fatto che appunto dietro lo sport si muove tutto un mondo, e noi in questo mondo vogliamo essere protagonisti. Abbiamo investito anche noi una parte importante nel nostro bilancio, e saremo sempre disponibili, anzi lo faremo anche nei prossimi anni, per portare sul nostro territorio eventi sportivi di rilievo sempre maggiore, anche se diciamo questo, l'altro giorno che siamo stati in regione a fare la conferenza stampa e quindi sono stati snocciolati alcuni dati, è un evento che è paragonabile ad una Olimpiadi invernale. Quindi per noi è un grande onore essere il teatro di una manifestazione di respiro mondiale, e quindi io ringrazio tutti e ringrazio e auguro, diciamo, non so come si dice, per la villa si dice buon vento, in questo caso un buon orientamento a tutti gli atleti. Grazie. Grazie al sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, anche per la partnership importante, a lui, a tutta l'amministrazione, a tutta la comunità di Vieste coinvolta in questo Mondiale di Orienteering 2022. Abbiamo il piacere di avere qui in rappresentanza della provincia di Foggia, quindi ci porterà i saluti anche del presidente, il vicepresidente Giuseppe Mangiacotti. Grazie. Grazie, buongiorno e grazie dell'invito. Come diceva il sindaco, la location è eccezionale, il nostro Gargano è attrazione non solo da tutta l'Italia ma da gran parte del mondo. Porto i saluti del presidente Nicola Gatta, che è fuori per altri impegni, di tutta l'amministrazione provinciale. Complimenti per l'organizzazione di questo evento, alcuni aggettivi che secondo me sono veramente in sintesi coniugati bene tra di loro: turismo, sport, economia e tutto ciò che gira intorno. Però noi, sindaco, dovremmo un po' imparare. La cosa che a me un po' fa male, lo dissi già in occasione di altri incontri a Gabriele, che è diventato un amico oramai perché ci siamo conosciuti in altre circostanze, dovremmo imparare noi, dobbiamo fare il mio colpo a promuovere bene il nostro territorio. Abbiamo 61 comuni, abbiamo l'eccellenza da un punto di vista turistico religioso, abbiamo 4 mete religiose che vengono visitata tutto il mondo, abbiamo un patrimonio dell'UNESCO, Monte Sant'Angelo, San Michele Arcangelo, abbiamo Valle Verde, abbiamo San Pio da Pietrelcina, abbiamo la Madonna Incoronata e tantissimi altri santuari e mete religiose importanti. Abbiamo mari, monti, fiumi, laghi, non ci manca nulla, dobbiamo solo saper vendere il nostro territorio. Dobbiamo iniziare a fare rete, sintesi tra di noi, mettere da parte l'orgoglio, l'appartenenza politica, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Sono convinto che tanto da questo evento cambierà tanto anche il nostro approccio nei confronti del nostro territorio, ne sono veramente convinto, perché la provincia ad esempio è stata attenzionata da diversi finanziamenti, da PNRR, che miglioreranno l'aspetto stradale, l'aspetto delle infrastrutture e tantissime altre cose. Abbiamo avuto circa 800 milioni di euro. Il mio auspicio è quello che partano iniziative. Io dicevo a Gabriele, non a caso, occupandomi di mobilità lenta e di altro, avevamo pensato che l'anno prossimo, ad esempio, si potrebbe fare l'orienteering delle quattro mete religiose, partendo dal
anche per coniugare il nostro territorio, no? Monti Dauni, provincia di Foggia, Alto, Bassa Tavoliere e Gargano. Quindi partendo da Valle Verde si gira verso Borgo dell'Incoronata, San Michele Arcangelo, ad Anello e si chiude a San Giovanni Rotondo. Abbiamo la via Micaelica, la via Francigena, che ormai sono mete e attenzionate. Abbiamo un riferimento su San Giovanni della via Francigena del Sud, quindi dobbiamo un po' coltivare questi interessi e fare in modo che l'economia ne abbia anche un risvolto importante, perché lo dico non per fare adesso pubblicità a chi ha organizzato questo mondiale di risonanza internazionale. Pensate che si muove circa 5 milioni di euro in questi giorni, quindi capite bene che cosa significa sport, salute ed economia. Vi ringrazio tutti e per omaggiare e per rendere anche un po' di giustizia a chi ha lavorato tantissimo per questi eventi, voglio consegnare il simbolo della provincia al presidente Vito Cozzoli del Sport e Salute. Non a caso il simbolo, andate in centro, Giuseppe, sì, andate in centro. Il simbolo della provincia è il nostro San Michele Arcangelo. Fate un due passi avanti, grazie. Un po' più avanti, un po' più avanti, grazie per le foto. Grazie. E l'altro ovviamente, questa è sua, al nostro Gabriele, che ne ha bisogno anche di questo santo, perché dopo tutto il lavoro che ha fatto. Lo apriamo, Gabriele, così facciamo la foto. Lui è l'arcangelo. Fammi prestare la. Sì, forse è bello. Facciamolo con quello. Tutto tanto devi viaggiare, no? È uguale. Venga qua. Mettiamoci lì che siamo fuori. Mauro ha le forbicine, forse. Ce l'hai? Forbicine non hai? Dallo schermo. Va bene. Complimenti, complimenti a Gabriele e al presidente di Sport e Salute. Volevo poi approfittare per fare un saluto al grandissimo nostro atleta Mastrangeli, che ha portato alto Luigi gli onori della pallavolo in Italia. Complimenti. E lancio una sfida al presidente e a Gabriele. Facciamo qualcosa insieme anche sul nostro territorio. Noi siamo propensi come provincia, non solo, ma anche come comunità, a promulgare, a fare in modo che questi eventi vengano coltivati e che il nostro territorio abbia anche dei riscontri in termini di visibilità, ma anche di sport e di cultura sociale. Grazie. Grazie al vicepresidente della provincia di Foggia, Giuseppe Mangiacotti, per le sue parole. Ora, dopo gli interventi istituzionali delle amministrazioni, lasciamo la parola ora ai manager e i dirigenti e i rappresentanti delle istituzioni sportive, iniziando dal presidente della FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento, che è qui con noi e lo ringraziamo, Sergio Anesi. Prego, presidente. Grazie. Credo che lo capiate anche dalla soddisfazione che credo traspaia dal mio sorriso e dal mio essere ottimista e felice anche oggi all'inizio di un evento che vedrà davvero tantissime persone, tantissimi atleti misurarsi prima nelle gare di orientamento per poi scoprire il territorio. L'orientamento è per definizione uno sport che porta alla scoperta di nuovi territori. Se pensate, si è appena conclusa in Trentino una 5 giorni di orientamento della Madonna di Campiglio con 1800 atleti e si apre questo mondiale
con oltre 3.000 atleti provenienti dall'Italia ma soprattutto dall'estero, che accanto alle gare sportive hanno scelto di essere nostri ospiti perché vogliono scoprire il territorio, perché sanno che questo territorio può garantire loro notevoli soddisfazioni nella scoperta della cultura, della storia e perché no, dell'enogastronomia e dei prodotti tipici di questa regione. Allora lasciatemi esprimere, io dirò i ringraziamenti di rito, li dirò ovviamente alla cerimonia di apertura, ma lasciatemi ringraziare in modo particolare oggi in questa sede Sport e Salute e la Scuola dello Sport per aver organizzato questo evento che non è di contorno all'evento organizzato, ma che è parte importantissima per far conoscere e rilanciare quelli che sono gli ideali che sono dentro questo sport. E credo che dopo questo convegno e dopo la manifestazione che andremo a fare, molti impareranno ad apprezzare pure come gli atleti dell'orienteering siano particolarmente attenti e rispettosi del territorio. Sul terreno di gara, dopo che 3.000 atleti avranno concluso la prova, non rimarrà nemmeno una carta, segno di una grandissima sensibilità all'ecologia. Non poteva essere diversamente se pensate ad esempio che la Federazione Internazionale è stata più volte premiata per il suo virtuosismo nella riduzione delle emissioni di carbonio e per essere una delle quasi 300 organizzazioni sportive firmatarie del UN Sports for Climate Action Framework, che si impegna a ridurre le proprie emissioni nette di CO2 del 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019, in linea con l'accordo di Parigi, e diventare carbon neutral entro il 2040. Tuttavia, noi orientristi, anche italiani, proveremo a far meglio, rimanendo sempre al di sotto del livello del 50% fino al 2030. Concludo dicendo un grazie ovviamente alle istituzioni che, come ripeto, ringrazierò nel discorso di apertura dei mondiali, e dicendo che puntare sull'orienteering conviene perlomeno due volte: per il grande indotto che sappiamo generale, ovviamente per lo sport che viene praticato a tutte le età e per la cultura green che portiamo in dote. E termino dicendo l'orienteering è uno sport per ogni età. Vedrete in questa occasione dai 35 anni ai 90 anni persone che attraverso lo sport non solo garantiscono una salute a loro stessi, ma trasferiscono anche dei messaggi davvero importanti. Mi preme evidenziare che ci sarà una legacy dopo questo evento, e questa legacy sarà ben illustrata, credo, anche da Michele Barbone, in quanto noi avremo sul territorio un centro federale della FISO che darà l'opportunità di organizzare in futuro nuovi eventi, come è stato qui richiamato dal vicepresidente della provincia autonoma, della provincia di Puglia. Ecco, ringrazio davvero la Puglia, viva la Puglia, viva l'orienteering, viva lo sport. Grazie, grazie Presidente Sergio Anesi per le sue parole. Ricordiamo Presidente Fiso, che sarà ovviamente questo pomeriggio a salutare tutti gli atleti, tutte le delegazioni in piazza Vieste per la cerimonia inaugurale. Convegno inserito nel programma degli eventi collaterali di questo Mondiale Master di Orienteering, organizzato da un importantissimo partner di questo evento sportivo internazionale. Stiamo parlando di Sport e Salute, che ha un bellissimo portale
progetto che sta portando avanti, che è dedicato alle scuole, quindi ai giovani, perché i giovani sono il futuro della nostra società e anche lo sport fa parte della nostra società, e io aggiungo per fortuna. E abbiamo il piacere di avere qui con noi questa mattina il presidente e l'amministratore delegato di Sport e Salute, il dottor Vito Cozzoli, a cui lascio la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono molto contento di essere qui, consentitemi di iniziare con qualche saluto, il comune di Vieste, il vicepresidente della provincia che mi ha fatto un bellissimo regalo, presidente, perché io sono andato tante volte a Monte Sant'Angelo, quindi apprezzo particolarmente il pensiero che mi ha donato, saluto l'amico presidente Anisi, l'amico presidente Barbone, l'amico Elio San Nicandro, il grande Gigi Mastrangelo, che non è soltanto un grande campione che ci ha fatto sognare ed emozionare, ma è soprattutto una legend di Sport e Salute, la dottoressa Rossana Ciuffetti, che è la direttrice di Sport Impact della Scuola dello Sport, e Gabriele Viale, che ha organizzato egregiamente questi mondiali di orienteering. E vi dicevo, io sono molto contento e non sono qui a caso, anzi non sono per caso qui, perché sì, ok, sono pugliese, mi fa piacere, mi sono svegliato alle 5:15 per essere qui oggi, sono venuto con una frattura al polso, sono legato a questo evento, ma sono legato sin dall'inizio, perché questo evento ha un valore simbolico, è proprio l'esempio concreto di come un evento sportivo può determinare un impatto fondamentale per il territorio in termini di impatto economico, di impatto turistico, ma anche, questo tiene particolarmente Sport e Salute, di promozione dello sport di base. Sinceramente a me non mancano gli eventi sportivi, sono da 2 mesi che premio Tsitsipras Djokovic, che premio i campioni del padel, dello skate, del beach volley di Piazza di Siena, mercoledì sono a Torino per la presentazione di ATP Finals a novembre, sono eventi globali, mondiali, di impatto straordinario. E voi direte, ma è venuto sul Gargano per l'orienteering? Sì, e questa è stata una mia data fissa nel mio calendario, perché per me questo evento è, ripeto, simbolico per quello che può determinare lo sport. E allora io oggi vorrei spendere 2 parole, non tanto per Sport e Salute, non voglio fare lo spot di Sport e Salute, ma per sottolineare il fatto che il turismo sportivo è diventato strategico negli ultimi anni, un volano per la nostra economia, uno straordinario strumento per allungare le stagioni turistiche in un paese come l'Italia, che è straordinario, un altro modo di viaggiare e che sta diventando sempre di più popolare e trasversale, basta leggere i dati a livello mondiale, adatto a tutte le fasce di età e anche sviluppato in tante declinazioni, proprio per venire incontro alle diverse esigenze delle persone, consente di scoprire il territorio, di farlo crescere, soprattutto in questo momento post-pandemico, cogliendo anche la voglia, la domanda delle persone di muoversi, di fare nuove esperienze. Fra l'altro, questa è una disciplina che è anche accessibile a tutti. E dietro tutto ciò c'è anche un tema economico. Io non ho problemi, tutti sanno che io metto insieme l'anima sociale di Sport e Salute, che è quella della scuola, 1,5 milioni di bambini coinvolti, 76.000 classi, il 60% della popolazione scolastica, come il presidente Barbone sa,
a quando, non è un mio merito, ma fino a 2 anni fa, diciamo così, c'erano 6 federazioni coinvolte, oggi ce ne sono 34, insomma, piccola differenza. I progetti che stiamo portando in giro per l'Italia sui quartieri, per l'inclusione, sport nei parchi, eccetera, eccetera. Ma c'è anche l'anima industriale di Sport e Salute, che io metto tranquillamente insieme a quella sociale, che significa anche promuovere eventi sportivi che siano testimonial dell'eccellenza del Made in Italy. E noi tentiamo di farlo anche, ripeto, in termini industriali. Al Foro Italico, chi è venuto sa che è nato un acceleratore di start-up innovative. Non è casuale che gli sponsor ci accompagnino in questi giorni in 40 città italiane per fare il tour di Sport e Salute. Quindi c'è attenzione da parte del mondo economico. Ma il turismo sportivo è una vocazione del nostro paese che sta crescendo, e i mondiali di Orientini del Gargano sono un'occasione autentica, vera, concreta per far conoscere le meraviglie del nostro territorio. Un lavoro sinergico che abbiamo portato avanti per molti mesi, che ospiterà 3.000 atleti, 40 paesi partecipanti, 50.000 persone coinvolte nel cuore della Puglia, ovviamente la regione, una regione che amiamo, un evento green, sostenibile. E fra l'altro io spero che i tanti amici internazionali Welcome in Puglia potranno essere ambasciatori anche delle bellezze pugliesi nel mondo, un territorio come la Foresta Umbra che sicuramente sarà molto attrattiva anche per loro. E quindi l'Orienteering non è soltanto una gara, ma è uno sport adatto a tutte le età, che si può fare ogni giorno, che si può fare all'aria aperta, incontrando la natura. E quindi non è casuale che Sport e Salute abbia voluto accompagnare la disciplina dell'orientamento, che sappiamo può dare un impatto in termini turistici di valore aggiunto. E noi come Sport e Salute vogliamo promuovere anche in quest'ottica lo sport per tutti e di tutti, e questo evento è una leva di sport, di cultura, di salute e anche di turismo, di benessere, di economia e di bellezza. Allora vi dicevo, Sport e Salute crede molto agli eventi sportivi, ne ha ospitati appena 11 al Foro Italico in pochi mesi, non è mai successo nella storia del paese del Foro Italico, penso ai match dello Stadio Olimpico, lo stadio che è un asset fondamentale, a 6 nazioni di rugby, agli internazionali di tennis, al major di padel, al taekwondo, al golden gala, al beach volley, a quelli che saranno gli europei di nuoto fra un mese. Una scommessa per Roma, per l'Italia, per il Foro Italico. Abbiamo richiamato centinaia di migliaia di appassionati. Io il giorno degli internazionali, della finale degli internazionali di tennis, sì, abbiamo fatto la conferenza stampa col presidente Binaghi, ma mi sono permesso di scrivere un fondo sul Sole 24 Ore in cui ho declinato i risultati economici, non solo quelli sportivi degli internazionali. Beh, appena 50 milioni di incasso, appena 150 milioni di euro di impatto economico, ma sicuramente in difetto. Allora, ecco perché i mondiali di Orienteering sono tanto importanti, perché dimostrano che portando un evento sportivo in un territorio come il Gargano si può far crescere il paese, si può far crescere lo sport. Abbiamo tutti la necessità di fare squadra per far anche favorire sì la dimensione turistica dello sport, ma anche e soprattutto la pratica sportiva. E quindi siamo molto contenti di affiancare la federazione, il comune, la provincia, la regione, gli stakeholder locali in un evento che siamo certi darà grande lustro al paese, grande lustro a questo territorio, ma anche grande lustro allo sport italiano. Grazie. Grazie Presidente Cozzoli per il suo intervento. L'ha parlato proprio il Presidente, l'importanza dei grandi campioni, delle grandi leggende che sono ambasciatori di quelli che consideriamo i valori e l'universo dello sport come fenomeno sociale. E abbiamo, è già stato ringraziato dal Vicepresidente della provincia di Foggia, ma abbiamo l'immenso piacere di avere ospite
e quindi ambassador e quindi leggenda dello sport italiano, leggenda di sport e salute questa mattina, che ci racconterà brevemente che cosa significa, essere un campione, che cosa significa conquistare medaglie olimpiche, fare grandi sacrifici, raggiungere il gold book tra i migliori centristi al mondo di questo sport, di questa disciplina. Stiamo parlando della pallavolo, lui è pugliese, nato a Mottola, centrista della squadra azzurra di pallavolo, con praticamente ha vinto di tutto, 3 medaglie olimpiche, 1 argento mondiale, 2 ori europei, 2 World League. Signore e signori, Luigi Mastrangelo, il centrale. Dove... Qui, parla. Ma vorrei, non vorrei rompermi la schiena, posso tirarlo su? Sì, puoi anche andare. Buongiorno a tutti, ma mi aspettavo una presentazione anche in inglese, visto che ci sono... Se, ma la fai, per favore. La faccio. Brevemente, non dire tutto quello che ho vinto, perché poi lo augurerò io a questi atleti che ci stanno qua, tutto quello che ho vinto. Giustamente Luigi ha detto, beh, presentiamo e anche ai nostri ospiti. I want to introduce the legend of the sport. Salute is Italian sport legend of the volleyball. He won everything with the dream team of the Italian national team of the volley. He is from Puglia region. He is from the city of Mottola. He is the central of the team, and he won 3 Olympic medal, 1 silver world championship medal, 3 European gold medal, 2 World League. Ladies and gentlemen on the stage, Mr. Luigi Mastrangelo. Grazie, adesso grazie, mi sento meglio, anche perché così sanno anche loro come, cosa abbiamo fatto nel volley. E la domanda era, scusa, come? La domanda era molto semplice, grande campione, una carriera incredibile, ovviamente iniziata sin da giovane con sacrifici, con tenacia. Che cosa significa arrivare ai tuoi livelli, a livello proprio di società? Quali sono i valori che lo sport ha dato a te, professionista dello sport, ricordiamolo, oltre ad essere un grande appassionato di sport, anche quando hai terminato la carriera? Ricordiamo che è un brillantissimo commentatore tecnico per quanto riguarda i grandi eventi della pallavolo, e poi lo ripetiamo, lui sta girando l'Italia e il mondo proprio come ambasciatore dello sport. Quindi che cosa puoi dire non soltanto ai giovani ma anche alla nostra società per quanto riguarda lo sport? Che cosa ci dà a livello sociale? Beh, guarda, allora io intanto non mi sono mai dimenticato da dove sono partito, da un paesino qui della provincia di Taranto, che è Mottola. Mi sono svegliato anch'io presto stamattina come il mio presidente, per venire fin qui c'è giusto un 300 chilometri. Beh, io sono partito da questo paese con molta fame, perché avevo capito che volevo vivere di sport, di pallavolo. E quando hai fame, la fame ti porta a fare tutto per ottenere, per raggiungere poi il tuo sogno, che era quello di... Sì, poi fortunatamente mi sono accorto alla fine di essere stato un campione, perché forse è stata anche la mia fortuna di non essermi mai reso conto di essere tra i migliori e di aver vinto, o di stare in quel momento a vincere. Quindi ho sommato poi alla fine tutte le mie medaglie, tutti i miei... E comunque per arrivare a quello ci vogliono tanti sacrifici. Sono andato via di casa all'età di 17 anni, lasciando la famiglia, e tutti sanno per una famiglia pugliese cosa vuol dire lasciare soprattutto quando tuo padre ti voleva, che ne so, poliziotto o carabiniere, perché alla fine era quello il sogno di mio padre, ma io volevo fare altro, e alla fine diciamo che ho avuto ragione. E quindi quando parti da un paesino così, dove nessuno ci crede che puoi vivere di sport, è una soddisfazione doppia, perché poi alla fine hai vinto tu e nessuno ti può dire niente, anzi. Oggi, grazie allo sport, che per me è stato un insegnamento di vita, così dice, lo sport sì, è salute, ma non è solo benessere psicofisico, cioè è anche, come dire, per me è stata una palestra, mi ha fatto stare in mezzo alle persone. Io, oltre a stare bene con me stesso, perché vivo ancora oggi di sport, ma sto bene
sto bene in mezzo alla gente, quindi questo è stato per me lo sport. Poi ho avuto la fortuna di conoscere il mio presidente, che tutto quello che ho maturato negli anni, i valori che lo sport mi ha trasmesso, di metterlo insomma a disposizione per i giovani, entrando nelle scuole, perché è giusto che questo bagaglio tecnico e non solo, possiamo noi leggende, perché questa è stata un'idea geniale, quella di creare un gruppo con tanti ex, e di mettere insomma a disposizione tutto quello che loro hanno vissuto, imparato nella loro vita, valori compresi dallo sport, metterlo a disposizione dei giovani. E questa cosa più bella non si poteva fare, quindi grazie al mio presidente. E cos'altro ti devo dire? Credo di aver terminato. Se hai qualche domanda da farmi, qualche altra, ti rispondo volentieri. Guarda, te la faccio volentieri, Luigi. Allora, forse non tutti sanno che il primo sport in Italia a livello di tesserati, oppure siamo lì, no, presidente, è la pallavolo, che se la gioca con altre due federazioni, e in Puglia è il primo sport a livello di tesserati, perché abbiamo le leggende, non solo dal punto di vista maschile ma anche dal punto di vista femminile. Allora, lui io lo chiamo sempre come il centrale, perché è l'ultima figura per quanto riguarda questo ruolo, che è molto importante nella pallavolo, perché dopo il libero il centrale è una sorta di regista della squadra. Sapete che la pallavolo è pochi secondi, il punto, lo shot è solo in a couple of seconds, e lo sa benissimo Luigi con la pressione che ha. E la domanda che ti faccio, Luigi, la scuola italiana soprattutto per quanto riguarda il tuo ruolo, come è messa, e se c'è un nuovo Luigi Mastrangelo? Ecco, è messa, il volley in questi anni è cambiato tantissimo. Io ho avuto il piacere di commentare qualche mondiale, qualche europeo, ma sinceramente non vedo centrali, diciamo, come sono stato io ai tempi, come ci sono stati anche altri grandi centrali. Pensa che la mia maglia numero uno è passata da Andrea Gardini, che sanno tutti che è stato un altro monumento del volley, mio pari ruolo, è passata a me, la numero uno, quindi c'è un'importanza pazzesca dietro quella maglia lì. Però posso dire che oggi il centrale ha perso un pochino come ruolo, perché non perdono più tempo a insegnare i fondamentali, ma anche già da piccoli. E questo è un peccato, perché nell'economia del gioco di squadra il centrale era molto importante ai miei tempi. Ecco perché noi siamo rimasti nel cuore anche di tanti appassionati, proprio per quello, perché riuscivamo ad esprimere un gioco che oggi non si vede più. Quindi questo è un vero peccato. Io mi sarebbe piaciuto mettermi a disposizione di alcuni club, no? cercare di trasmettere qualcosa, anche dei fondamentali importanti, che può essere il muro nel centrale, forse faccio un po' ombra e quindi rimango così, quindi sono contento così lo stesso. Grazie Luigi. Grazie. Luigi Mastrangelo, la leggenda dello sport italiano, di sport e salute, in questo caso parliamo della pallavolo, che ci ha dato veramente tante tante soddisfazioni. Grazie Luigi per la tua presenza, poi ricordiamo da pugliese. Bene, ritorniamo a questo punto al Mondiale Master che è Orientieri in Gargano, Puglia 2022, quindi io lascerei la parola al presidente del comitato organizzatore, il dottor Michele Barbone, che ci parlerà anche non soltanto dei numeri di questo mondiale, ma soprattutto del futuro. Questa è una partenza, presidente, a lei. Sì, certo, grazie. Buongiorno amiche e amici presenti in questa sala. Io mi sono visto quasi obbligato nei miei confronti a predisporre due paginette che leggerò, che seguirò, perché dal 2008 io e Gabriele Viale ci siamo dedicati all'organizzazione, all'assegnazione, alla promozione, all'assegnazione e all'organizzazione di questo mondiale. Per cui credetemi, nel vedere ormai, nell'essere nella giornata di avvio di questi mondiali, mi sento particolarmente
preso e sensibilizzato, per cui ho preferito proprio fare due paginette per evitare di dare sfogo a tutte le sensazioni che ho provato in questi anni, piacevoli, meno piacevoli, perché nell'organizzazione di un mondiale di questa portata ci sono sempre aspetti positivi e aspetti meno positivi. Ovviamente mi associo ai ringraziamenti fatti dal presidente Cozzoli, dal presidente Anesi nei confronti di tutte le amministrazioni e le autorità presenti oggi. Nel dettaglio lo farò poi questo pomeriggio, i ringraziamenti agli operatori, a coloro che si sono impegnati ad organizzare questo comitato. Ma vengo subito, dopo questa parentesi di ringraziamenti, al tema diciamo che mi è stato dedicato da me, dal comitato organizzatore, e cioè un po' di alcuni dati relativi ai mondiali e soprattutto l'aspetto della formazione e l'aspetto del centro federale, al quale ha fatto già un riferimento il presidente Anesi. Devo dire che nonostante le difficoltà degli ultimi anni determinate dalla pandemia, e le difficoltà sono legate agli spostamenti internazionali che abbiamo affrontato in questi periodi, l'assenza degli atleti della Russia e della Bielorussia, perché le federazioni internazionali si sono orientati per questa decisione, la limitazione anche della presenza di atleti dell'Ucraina, ce ne sono ma in misura molto ridotta. Nonostante ciò riscontriamo in questi mondiali la presenza di 3.000 atleti, uno più, uno meno, in rappresentanza di 39 nazioni, che muovono però circa 5.000 persone, perché insieme ai 3.000 atleti ci sono familiari, dirigenti delle società, tecnici e così via. 5.000 persone che da domani, 10 luglio, fino all'altra, al fine settimana, per 7 giorni, vedete un po' che cosa comporta come presenze sul territorio. Però al di là di questa settimana devo dire che già da ieri, anzi da venerdì, da un paio di giorni fa, il centro, la direzione gara, che oggi Presidente ti dobbiamo accompagnare a visitare, perché è stata fatta veramente un'opera importante, perché poi tra l'altro ospitare 3.000 atleti che in 2 giorni vengono e si accreditano, tu l'avrai visto per altri eventi, non è una cosa semplice. Quindi al di là della presenza già da qualche giorno, però voglio sottolineare, e voi avrete la possibilità nell'opuscolo illustrativo, di vedere che l'organizzazione non si limita, quella dei mondiali si limita a sabato 16 luglio, ma poi per un'altra settimana intera continuerà viaggerà per tutta quanta la Puglia, passando da Bari, di nuovo da Alberobello, Monopoli, e arriverà fino al Salento, quindi un'altra settimana durante la quale la maggior parte degli atleti presenti ai mondiali saranno presenti anche e potranno visitare un po' tutto il meridione, tutta la Puglia. Però senza ombra di dubbio io voglio sottolineare, quindi a parte questi numeri, due aspetti. In tutti i convegni che abbiamo fatto negli ultimi mesi, noi li avevamo programmati negli ultimi 2-3 anni, ma purtroppo la pandemia non ce l'ha permesso, ma negli ultimi 3-4 mesi abbiamo accelerato la nostra attività e abbiamo perseguito
in modo, è conseguito anche, devo dire, in modo particolare due aspetti. Il primo è l'aspetto della formazione e il secondo è l'istituzione del centro federale. Beh, per il primo punto, quello della formazione, è stato un elemento fondamentale che proviene, Presidente, dall'esperienza che avevo fatto già nel 1997 organizzando i Giochi del Mediterraneo, avendo la convinzione che per quanto manifestazioni mondiali possano essere importanti per la promozione, però non basta organizzare la manifestazione, si deve sempre fare in modo tale che la stessa manifestazione poi lasci sul territorio delle esperienze che devono servire al territorio a proseguire e a diffondere poi successivamente. Bene, abbiamo fatto la formazione coinvolgendo tutte le scuole grazie anche all'impegno del CONI provinciale di Foggia, che saluto qui presente il presidente, il delegato del CONI di Foggia, e coinvolgendo tutte le scuole elementari e medie della zona del Gargano, e abbiamo fatto tutta una serie di corsi, ripeto, coinvolgendo non solo gli atleti, Presidente, ma anche i docenti, e abbiamo fatto in modo tale da creare un bel gruppo che, una volta finiti i mondiali, saranno tutti impegnati nella divulgazione e nella promozione dell'orienteering. L'altro punto, altrettanto importante come la formazione, è stato quello dell'aver... Si rivolgerà non solo alla Puglia e a tutto il Meridione, ma abbiamo l'ambizione di realizzare quella propensione che la Puglia ha sempre avuto per il bacino del Mediterraneo, sia perché organizzatori dei giochi del 1997, ma soprattutto per i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno, che si avranno a Taranto nel 2026, e qui salutiamo l'ingegner Sanicandro che ne è l'animatore un po' di questa. Quindi il centro federale sarà fondamentale e io colgo l'occasione, ma non per carpire la disponibilità, perché non ce n'è bisogno, perché abbiamo accelerato questa organizzazione da quando abbiamo avuto la fortuna come organizzatori, come comitato organizzatore, di poter contare sulla nuova presidenza della FISO da parte di Sergio Anesi e della presidenza di Sport e Salute da parte di Vito Cottoli. Beh, in quest'ultimo anno e mezzo, al di là della pandemia, abbiamo risolto, e dico abbiamo insieme al direttore Viale, abbiamo risolto tutta una serie di problemi che negli anni passati, quando non c'era ancora la pandemia, ma c'erano tante difficoltà di natura organizzativa. Ora chiudo dicendo di approfittare, la FISO ha fatto già la sua parte autorizzando e deliberando la costituzione e l'istituzione del centro federale. Qui ora necessita l'intervento costruttivo della Regione, che già si è espressa, perché la sede che la Regione potrà assegnare è appartiene al patrimonio regionale, e poi la disponibilità di Sport e Salute non per finanziare, ma per mettere il centro federale nelle condizioni di poter operare per la Puglia, per il Meridione d'Italia e per tutto il bacino del Mediterraneo. Grazie a tutti voi, a tutti i presenti. Grazie, grazie Presidente Michele Barbone, Presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali Master di Orienteering Gargano Puglia 2022, che ha anche ufficialmente annunciato, grazie a questa importantissima, a proposito di fatti concreti, questo è un messaggio che bisogna enfatizzare, che bisogna sottolineare, la nascita di questo centro federale grazie alla collaborazione con la FISO, grazie alla collaborazione con Sport e Salute, grazie alla collaborazione con il dottor
dottor Viale, ricordiamo, direttore generale di questi mondiali, di cui ci ha lavorato per anni per arrivare qui e portare questo importantissimo evento sportivo dedicato proprio all'Orient Hearing qui nella splendida foresta umbra e il Gargano. È già stato accennato dal presidente Barbone, che parlava di quel grande successo che hanno avuto i Giochi del Mediterraneo del 1997 a Bari, una macchina organizzativa molto complicata, e pensate il numero di atleti che partecipano ai Giochi del Mediterraneo, che è uno degli eventi più importanti immediatamente dopo le Olimpiadi e altre due iniziative internazionali. Bene, la Puglia sarà ancora protagonista dei Giochi del Mediterraneo dal 97, quindi sarà protagonista nell'anno olimpico di Milano Cortina, stiamo parlando quindi del 2026, e sarà Taranto protagonista di questo bellissimo evento che saranno i Giochi del Mediterraneo. E come già accennato dal presidente Barbone, abbiamo il piacere di avere qui con noi anche il direttore generale del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ricordiamo anche direttore generale Asset Regione Puglia, e quindi lo invito a portare i saluti al dottor Elio Sanicandro. Grazie. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Si è detto come lo sport e i grandi eventi si trattano di sport, ma in realtà non parliamo solo di sport, parliamo di tante altre cose. Abbiamo parlato di formazione, parliamo di benessere, parliamo di salute, parliamo di economia, ma parliamo anche di turismo, che è diciamo, un'attività molto legata a questo. Perché si possano sviluppare queste attività e mettere in relazione lo sport con tutte le interconnessioni che nella società, il ruolo che nella società svolge lo sport, è necessario diciamo, sviluppare parallelamente a tutta l'organizzazione sportiva anche una serie di attività di programmazione che richiedono specifiche competenze e anche richiedono una certa esperienza, in quanto lo sport, dire sport insomma è semplice, in realtà è un'attività molto complessa. Ci sono tantissime discipline sportive, sono oltre 300, che sono diversissime tra loro. Da questo punto di vista, Regione Puglia, insomma, che io ho anche l'onore di rappresentare questa giornata, ha sviluppato negli ultimi anni un'attività molto importante, un'attività che ha a che fare appunto con la programmazione, che ha messo insieme un po' anni di esperienza in ambito sportivo. Oltre diciamo, da quando abbiamo avuto la presidenza del governatore Michele Emiliano, che è molto sensibile ai temi dello sport, abbiamo anche sviluppato molte iniziative che sono, lo dico insomma anche con un pizzico di orgoglio, sono prime in Italia. Oltre ad aver implementato notevolmente le risorse dedicate allo sport, abbiamo sviluppato per esempio quella che è una programmazione dell'impiantistica sportiva. Voi sapete che non si può praticare lo sport senza poter utilizzare degli impianti sportivi. Anche l'Orient Hearing, che si svolge a cielo aperto, ha bisogno comunque di impianti, tra virgolette, sono impianti particolari, sono i boschi, sono i centri storici, ma per poter sviluppare un'attività anche competitiva è necessario effettuare le famose mappe, che sono in sostanza l'impianto sportivo dell'Orient Hearing, che richiede anche lì competenze e una certa esperienza. Noi abbiamo effettuato, lo sa il dottor Cozzoli, a cui molto orgogliosamente li abbiamo presentato, essendo lui pugliese, il primo documento di programmazione sportiva regionale, l'unico in Italia in questo momento, che ha affrontato, adesso cercherò di illustrarvelo molto brevemente, il tema della programmazione sportiva con una serie di elementi innovativi, e vi spiegherò perché. Abbiamo considerato ovviamente quelli che sono i dati relativi all'analisi della domanda sportiva, che
è sempre più diversificata, perché noi parliamo di sport competitivi, parliamo di federazioni, ma in realtà ci sono una serie di attività che forse sono anche le più diffuse in questo momento e che sono attività, diciamo, il trekking, parliamo di attività fisica libera, parliamo di una serie di attività sportive svolte a livello amatoriale che vanno anche al di fuori dell'organizzazione sportiva tradizionale. Quindi abbiamo sviluppato una serie di analisi, di verifiche su quello che è lo sport, diciamo, differenziato per sesso, per fasce d'età, per tipologia delle attività. Abbiamo incrociato una serie di criticità e di temi, molto sinteticamente, molto così, sommariamente. Uno dei temi più importanti da affrontare, più gravi, è quello della sedentarietà, che è il contrario dello sviluppo della promozione sportiva. Noi ci occupiamo di promozione sportiva, però il dato problematico dal punto di vista sociale è gli alti livelli di sedentarietà che si registrano un po' in tutti i paesi, in particolare in Italia. Quindi da queste criticità bisogna, diciamo, bisogna conoscerle, bisogna affrontarle. Abbiamo realizzato quelli che sono gli sport, un'analisi su quelli che sono gli sport più diffusi e che non sono soltanto quelli, appunto, gli sport tradizionali, ma ci sono una serie di discipline sportive, il running per esempio, eccetera, e questi dati chiaramente sono molto utili per capire qual è la domanda di sport, la domanda effettiva, ma anche la domanda potenziale pregressa. Ecco qui, in sintesi, per esempio, ci sono molte discipline che sono praticate, ma sono poche. Il calcio, la pallavolo è molto praticata in Puglia, però quelle più diffuse sono delle discipline, delle attività sportive non convenzionali. Parliamo di fitness in senso generale, di jogging, di ciclismo, che non è soltanto il ciclismo competitivo, ma è molto legato alla bike economy, eccetera. Abbiamo analizzato lo sviluppo dello sport in Puglia e rispetto alle regioni italiane. Ovviamente le regioni del sud sono le regioni più svantaggiate, i motivi sono evidenti. Lo sport è molto collegato con due parametri fondamentali, che sono il benessere economico e i livelli culturali. Quindi i paesi più sportivi, dove si registrano i maggiori tassi di interesse, sono le regioni più ricche, dove c'è anche una scolarità e un livello culturale più alto. Tra le regioni del sud, la Puglia, insomma, è tra quelle che ha le migliori performance, però considerate che il livello di impiantisti, dotazione impiantistica sportiva nel sud Italia è meno della metà rispetto a quello del nord Italia, quindi anche questo è un elemento che va molto considerato. Abbiamo affrontato, appunto, e verificato anche le differenze tra le varie province pugliesi, dove ovviamente ci sono, la Puglia è una regione piuttosto grande, soprattutto molto lunga, dove ci sono, diciamo, differenze di latitudine, ma anche di climatiche o di tipologie, per cui ci sono chiaramente delle differenze anche tra le varie province. Tra gli sport analizzati, vedete, ci sono anche degli sport, c'è, cioè, anche l'orienteering, ovviamente. Vediamo come Bari e Lecce, per esempio, sono le regioni che risultano, dove risultano il maggior numero di tesserati, ma evidentemente tutti questi dati vanno interpretati alla luce della presenza di società sportive, che sono quegli elementi che diciamo, sviluppano e promuovono lo sport. Quindi questo è segnale del fatto che ci sono alcune province come la BAT, Brindisi o Taranto, dove mancano evidentemente o sono pochissime le società sportive. Quindi su questo sono dati che ci servono per lavorare, e il presidente Anesi sa bene che c'è tanto da fare. Per quanto riguarda l'analisi invece dell'impiantistica sportiva, è fondamentale l'analisi della dotazione di impianti, partendo da quelli che sono il censimento degli impianti sportivi realizzato da Alconi, aggiornato da Sport e Salute recentemente. Sono dati molto importanti che fanno capire il quadro. Ovviamente il confronto fra le varie province, fra il dato pugliese con quello delle altre regioni, è un dato che ci fa molto
che ci è molto utile per fare appunto una serie di ragionamenti sulle discipline, sulla dotazione di impianti e quindi sulla relazione tra praticanti e impiantistica sportiva. Sull'analisi, insomma, su una serie di dati non mi dilungo perché insomma potrebbe essere oggetto di altri ragionamenti, però è importante però capire anche lo stato di conservazione degli impianti e i motivi per cui alcuni impianti sono sottoutilizzati o sono addirittura inagibili. E questo ovviamente, tutte queste analisi e questi ragionamenti che vi sto sinteticamente riportando sono la base per poter programmare, per poter avere un'idea di sviluppo che possa essere razionale, che altrimenti, poiché le risorse economiche, sapete meglio di me, sono limitate, se manca la programmazione si rischia di, diciamo, fare degli interventi a spot o comunque non efficaci. C'è un tema ovviamente anche quello dell'accessibilità, quindi delle barriere architettoniche, ma la novità di questo programma che noi abbiamo affrontato è che noi non abbiamo considerato solo gli impianti tradizionali, le palestre, le piscine, ma anche gli impianti sportivi a cielo aperto, e qui vengo anche al tema di questo evento che si riferisce appunto a una delle attività più importanti che si svolge a cielo libero, ma anche sono tutti quegli sport ambientali che sono molto legati al tema del turismo, che è il tema che oggi abbiamo. Quindi abbiamo sviluppato e mappato anche, e questo per esempio sul censimento del CONI non c'è, perché è appunto un tema nuovo quello degli sport ambientali e degli impianti a cielo libero, abbiamo mappato oltre 2600 luoghi, spazi dove si può svolgere attività sportiva a cielo libero. Quindi parliamo di percorsi, di ciclovie, poi verremo anche a questo tema, impianti che riguardano lo sport del mare e invece tutti gli impianti che riguardano invece gli sport di terra. Considerate che insieme al piano regionale dell'impiantistica sportiva noi abbiamo redatto, anche qui siamo una delle poche, se non l'unica regione in Italia, che ha realizzato il piano regionale delle ciclovie, quindi dei percorsi ciclabili a livello regionale. Oggi abbiamo portato, poi magari lo distribuiamo se non è stato fatto, un piccolo dépliant in cui abbiamo raccolto per esempio tutti i percorsi ciclabili dell'area del Gargano dove siamo oggi, con una serie di indicazioni anche attraverso QR code eccetera che possono fornire una serie di informazioni aggiuntive di carattere paesaggistico, storico, sui luoghi visitabili, e che danno una serie di informazioni integrative per chi ama la bicicletta. E sapete, insieme alla bicicletta è collegata la bike economy, che è uno dei temi più interessanti da sviluppare in futuro. Tutto ciò, vi dicevo, la classificazione degli impianti, focus, gli esempi applicativi, è tutto finalizzato alla programmazione che abbiamo sviluppato per aree di interventi, e quindi valutando, facendo dei confronti tra le varie discipline, ragionando sulla base di quelle che sono le situazioni, la domanda potenziale e anche la domanda pregressa, ragionando sia sugli impianti sportivi di base, quelli su cui tradizionalmente abbiamo ragionato nell'ambito del CONI, sia sugli impianti specialistici, sono quegli impianti che richiedono un impianto particolare, immaginate la scherma, il tiro a volo, ho tanti impianti, la pista di atletica, insomma, che sono impianti particolari, ma abbiamo ragionato anche sugli impianti a cielo aperto, cioè gli impianti appunto che favoriscono gli sport ambientali. Abbiamo fatto una serie di focus per le palestre, i campi di calcio regolamentare, facendo una serie di analisi sulle piscine, ma anche, come vedete, sugli impianti a cielo aperto, arrampicato, orientieri, playground. Per ognuno di questi abbiamo mappato con dei ragionamenti di questo tipo, anche questo, diciamo, è una modalità innovativa in cui abbiamo individuato gli impianti esistenti, sia quelli funzionanti sia quelli un po' claudicanti o addirittura inagibili, per avere un'idea anche di diffusione sul territorio, individuando quelle aree dove è necessario fare degli interventi diciamo di miglioramento, o addirittura quelle aree
in cui sono totalmente assenti gli impianti, e quindi sarebbe opportuno un intervento di un nuovo intervento, quindi realizzare un nuovo impianto. Questi ragionamenti sono fondamentali per la programmazione, perché quando si ragiona al contrario, spesso purtroppo avviene questo, cioè se un'istituzione stanzia dei finanziamenti e fa un bando, perché ovviamente deve farlo attraverso un bando pubblico, e chiede di chi vuole accedere a quei finanziamenti, ovviamente tutti fanno la domanda, e quindi se si dovesse realizzare una piscina tutti i comuni vorrebbero o cercano di ottenere. Però questo dal punto di vista della programmazione può essere controproducente, perché non realizza una ottimizzazione, una razionalizzazione delle risorse, sia per la fase costruttiva sia per la fase gestionale, che è un altro tema fondamentale per l'impiantistica sportiva, quindi realizzare impianti che possano essere gestiti. E questa è la slide che per esempio riguarda gli impianti di orienteering, vedete come sono concentrati in alcune aree, mentre ci sono vaste aree che sono completamente non fruibili, oppure gli impianti nautici ovviamente lungo la costa. Abbiamo fatto dei ragionamenti anche, saluto il vicepresidente, l'assessore allo sport regionale piemontese, con cui abbiamo sviluppato queste attività negli ultimi anni, trovando una importante sponda, dicevo prima, anche nella politica regionale. Abbiamo realizzato e scritto le linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici, che sono stati appunto approvati dalla giunta regionale, e sono delle indicazioni con una serie di elaborate modalità molto precise per favorire la gestione più razionale degli impianti pubblici. E infine abbiamo sviluppato quello che è più importante dal punto di vista della valutazione dell'impatto degli impianti sportivi, perché è evidente che gli eventi sportivi determinano un vantaggio per il territorio, però di questo tutti parlano, ma se uno dovesse chiedermi come quantificare questo e come decidere se finanziare un mondiale di orienteering anziché un altro tipo di attività, e quali sono le ricadute, era necessario avere delle idee più precise su quelle che sono le ricadute. E quindi abbiamo fatto con l'Università di Bari una serie di analisi su alcuni eventi che si sono sviluppati in passato, e lo faremo anche in questa occasione per i mondiali di orienteering, individuando quelle che possono essere, che sono le fondamentali dimensioni di ricadute degli eventi. Quindi c'è una dimensione turistica, c'è una dimensione digitale, perché i social possono molto condizionare, aiutare o migliorare la ricaduta e la promozione di un territorio, dal punto di vista sempre dell'evento sportivo. La dimensione reputazionale, cioè la reputazione di un luogo e come deve essere appunto definita ed eventualmente migliorata, e la dimensione sportiva, cioè la tipicità dell'evento sportivo. Ora non mi dilungo sui particolari, perché tra l'altro è uno studio molto complesso che meriterebbe una presentazione specifica, però abbiamo studiato i vari parametri, che ovviamente dipendono anche dai territori, dipendono dallo sport, eccetera, e abbiamo applicato queste regole, determinando degli elementi quantitativi che possono definire qual è la ricaduta in termini economici. Ricordo a memoria che per esempio per i campionati mondiali di pallavolo che abbiamo ospitato alcuni anni fa, la ricaduta economica valutata in maniera diretta e indiretta era di 1 a 13, cioè su un euro speso dall'amministrazione pubblica ce n'è un ritorno di circa 13 euro. Ovviamente questo è molto variabile, perché dipende dal tipo di attività, dipende dal livello della manifestazione sportiva. E quindi questo è per esempio un'applicazione fatta per il torneo di qualificazione olimpica, sempre di pallavolo. Noi pallavolo abbiamo presentato prima Mastrangelo, ma la Puglia è veramente una risorsa importante per il paese a pallavolo. Attualmente abbiamo sia il presidente federale sia l'allenatore della nazionale che sono pugliesi, e abbiamo avuto grandi campioni. Mastrangelo sicuramente
è tra le maggiori e migliori espressioni. E abbiamo sviluppato questa attività anche per i campionati europei di Taekwondo che si sono svolti per la qualificazione olimpica nel 19. E ovviamente Taekwondo è una disciplina, ovviamente, come capite, completamente diversa dalla pallavolo, che ha dei problematiche completamente diverse. E quindi analizzando questi elementi abbiamo potuto sviluppare delle riflessioni e dei ragionamenti che poi ci accompagneranno nella scelta e nella definizione di quelle che potranno essere la programmazione dei nuovi eventi. Quindi puntando per esempio laddove la regione ha interesse per esempio a sviluppare gli sport ambientali, evidentemente da questo punto di vista la scelta dell'orienteering non è stata casuale ed è stata legata a uno dei luoghi più importanti dal punto di vista ambientale, così come molta attenzione viene posta dalla regione per gli sport di mare, perché chiaramente la Puglia ha una oltre 900 km di costa, ha dei posti molto belli che vanno anche tutelati, e quale miglior strumento dello sport che gli sport della vela, i surf, eccetera, che mettono insieme la tutela dell'ambiente come criterio proprio concettuale alla base di quello sport con una serie di attività formative ed educativa. Non a caso anche su questo, e su questo ragionamento chiudo, la candidatura di Taranto ai Giochi del Mediterraneo non è stata casuale. Mediterraneo, mare, e il luogo naturale in cui la storia millenaria di Taranto e della Puglia si è sviluppata, e quindi proporre la candidatura di Taranto ai Giochi del Mediterraneo era organica alla definizione del piano strategico per il rilancio di quella città. E quindi attraverso lo sport, attraverso i Giochi del Mediterraneo, noi svilupperemo anche una serie di iniziative di carattere culturale, ma anche di carattere geopolitico, su cui è fortemente impegnato non soltanto la Regione Puglia e la città di Taranto, ma l'intero paese e il governo italiano, che ha già dato una serie di segnali di sostegno importante a questa manifestazione. Quindi io vi ringrazio per l'invito, spero di non avervi tediato, i temi li ho affrontato sommariamente, ma sono ritengo molto interessanti, e proprio tendono a dimostrare come lo sport non è fine a se stesso, ma ha veramente tante interfacce e tante possibilità di sviluppo. Grazie e buon lavoro. Grazie al dottor Elio Sanicandro, direttore generale Asse della Regione Puglia, che ci ha illustrato questo report legato al mondo dello sport a 360 gradi per la Regione Puglia, molto molto io reputo interessante. Lo sport è anche un traino non indifferente per quanto riguarda il mondo dell'economia, l'indotto e quindi lo stesso turismo. E qui nel Gargano in questi 10 giorni abbiamo la stragrande maggioranza di atleti master stranieri che provengono anche dal continente europeo, soprattutto dal nord Europa, dove l'orienteering è uno degli sport più praticati in assoluto sin dalle origini. E quindi io invito gentilmente il direttore generale dei campionati mondiali master di orienteering Gargano Puglia 2022, Gabriele Viale, a raggiungerci qui, perché sarà lui poi che ci illustrerà brevemente le potenzialità del turismo focalizzato sulla Scandinavia, sui paesi del nord. Prego, Viale. Grazie, buongiorno a tutti, ci siamo più o meno salutati. Dividerò un po' l'intervento in due, nel senso che desidero rendere omaggio anche agli ospiti internazionali. Velocemente, i conti sono presto fatti, 5.000 persone, 3.000 atleti, 1.500 accompagnatori, 500 di staff, sono 5.000 persone per 10 giorni, dati Istat dicono 100 euro
a persona al giorno, moltiplichiamoli ed escono 5 milioni di euro, poi magari saranno 4 e mezzo, comunque significa che noi portiamo sul territorio 5 milioni di euro. Facevo anche la riflessione col presidente della provincia, ovviamente, perché facciamo molti eventi sportivi di massa in Trentino, qui c'è il presidente Anesi, perché quando noi in Trentino parliamo con un soggetto unico c'è già una percentuale che scatta in automatico in base alla ricaduta economica e semplifica molto l'organizzazione. Detto questo, abbiamo sempre creduto, adesso arrivo alla genesi di questo mondiale e rendiamo omaggio agli ospiti che abbiamo, abbiamo sempre creduto nelle potenzialità di questo territorio. Sono 14 anni che lavoriamo per questo mondiale, 4 candidature, perché il Bosco di Faggio su terreno cassico ha una valenza unica, è un po' come la 3-3 per chi pratica la discesa o altre piste, che solo l'appassionato magari può cogliere. Però l'Orientini, come abbiamo visto, per questo evento c'è gente che arriva dagli Stati Uniti, dall'Australia, che ha preso il volo. Questi giorni, per non farci perdere niente, c'è stato anche lo sciopero della SAS, il 70% arriva dalla Scandinavia, quindi tutte riprenotazioni, eccetera. Quindi un lavoro molto complesso. Però sono convinto che abbiamo innescato un ponte con il centro nord Europa, che vuol dire destagionalizzazione, perché noi abbiamo dovuto organizzare questo mondiale in questo periodo, perché con la riprogrammazione post pandemia ci è stato assegnato in questo periodo. Prenderlo o lasciare, dopo 14 anni l'abbiamo preso. Però gli scandinavi amano un clima mite, soprattutto la destagionalizzazione, periodi di settembre-ottobre, e sono convinto che loro saranno ambasciatori su questo territorio. Siamo stati anche nella Puglia centrale, Alberobello, Monopoli a marzo con pre-evento, siamo stati molto in Salento, sono circa 20 anni che arrivo qua. E come siamo arrivati a questo mondiale? Siamo arrivati perché nel 2001 avevo già smesso, avevo già appeso la bussola al chiodo, quindi quando sento Strangelo parlare di sport eccetera, nel mio piccolo sono stato il primo atleta italiano a vivere in Scandinavia negli anni 90, 30 chili fa, 30 anni fa, perché quando ho conosciuto la Puglia mi sono dedicato agli Orientini del Gusto, e si vede, e avevo qualche cappello in più. E negli anni 90, appunto, nel 2001, con due leggende che adesso introduco dello sport, anzi, con due campioni del mondo che sono qui, ed erano qui a dicembre 2001, Bernd Bjørnsgaard e Jørgen Mortensen. Anzi, li invito, Bernd e Jørgen, come next to me. Li invito sul palco perché con loro abbiamo esplorato 15 giorni i boschi del sud Italia. Siamo partiti dal bosco Ragabo, un bosco di betulle sull'Etna, e siamo poi passati sulla Sila, dove c'è il lago di Cecita, San Giovanni in Fiore, eccetera, Pollino, insomma alla fine siamo arrivati qua. Ci accolse il sindaco di Vico del Gargano. I just explained how we discovered in 2001 the Foresta Umbra. E loro sono state due leggende, perché Jørgen Mortensen è poi il personaggio dell'Orientini, pluricampione del mondo, ma è stato anche campione svedese di maratona preparando il mondiale di Orientini. Quindi, perché mastica un po' di sport, certi risultati poi si fanno se si ha un motore particolare. E Bernd Bjørnsgaard è stato campione del mondo del 99, norvegese, lui è svedese. Lui poi era uno specialista, c'è una gara a staffetta, quindi lui sapeva chiudere, era l'ultimo frazionista di un evento. Pensate, sono due grandi eventi, tre grandi eventi in Scandinavia, l'O-Ring, la 5 giorni di Svezia, un po' come il Tour de France, richiama 25.000 persone per una settimana, quindi pensate alla ricaduta. E poi ci sono gare di staffetta per club, che si parte alle 11 di sera, si arriva alle 6 di mattina, ed è tipo la Champions League per i club. E quindi con loro è partito questo progetto di candidatura, è partito nel 2008, sono stati i nostri ambassador, l'abbiamo presentato per 4 volte e alla fine l'abbiamo ottenuto. Poi il Covid ci ha costretto a posticiparlo, però oggi sono qua, saranno i nostri ambassador anche nel futuro, quindi un grande applauso. Volevo anche invitare, se me lo consentite, abbiamo il CEO della Federazione Internazionale, Erik Eliasson, prego Erik, che anche lui è venuto dalla Svezia. Tra l'altro è molto impegnato perché ci sono i mondiali junior in Portogallo e sapete che da 2 giorni in Portogallo purtroppo c'è un grande incendio che hanno bloccato tutte le attività, e quindi welcome anche a Mr. Erik. E per il concetto degli accompagnatori e delle relazioni che si possono innescare, io vorrei invitare, non la vedo, Merete Bjørnsgaard. Dov'è Merete? Vieni qua, Merete. Sali, vieni anche te, perché, come on.
come on the stage, please, Merete, perché oltre ad essere la signora Bjørnsgaard, è la direttrice dell'ufficio turistico di Lillehammer, okay, che è stata anche città olimpica. Quindi voglio dire, il fatto che lei sia qui come turista ha anche comunque un valore relazionale, se vogliamo, perché si possono innescare, è la prima volta che lei conosce questi posti. Quindi ho voluto rendere omaggio, se mi avete, e se ci sono lo staff, credo le autorità, il presidente Cozzoli, il sindaco e l'assessore piemontese, sarei lieto se gli consegnate, potete consegnarli, venite, prego, siamo un po' fuori protocollo, un pensiero, go in the center of the stage, please. Venite su, ecco qui, prego le autorità, accogliamoli con un applauso, presidente piemontese, uno a lei. Uno consegna a te, il presidente Cozzoli, prego, il sindaco Nobiletti e il presidente Cozzoli, ok? Sono quattro, consegnate pure l'omaggio, foto di gruppo. Siamo, foto. Grazie. Thank you. Lasciamo due secondi, se me lo consentite, lasciamo la parola a Mr. Eliasso, che è il CEO, e poi a Jorgen Mortensen, che è la leggenda. Un minuto a testa, va bene? Siete d'accordo? Chiedo a se Stefano poi può tradurre al volo. Grazie. Ladies and gentlemen, hello, and I would start to say a big thanks to all the organizers and the organizing committee and Mr. Gabriele Viale. It's an honor to be here today and extremely interesting to hear about the tourism impact of orienteering. And I can just confirm that the numbers and the presentations, it's a value that is highly appreciated in several venues where we perform big events. We can see it on the World Orienteering Championships, we can see it on the Masters Championship, and we can also see it on regional championships. And it's an honor to have this cooperation with you, and we are really looking forward to perform this week together. And I can assure you that there are so many masters who's been looking forward to come here to Italy and been longing to meet each other, to compete and to enjoy, and to also enjoy the region and the tourism and enjoy the food and just have a really nice vacation and sports in combination. So I would say this is the perfect combination of how to do an event in sport, and I'm really, really looking forward to be able to take part in this week. Thank you. Allora, vi faccio una breve traduzione. Ha detto innanzitutto, ha ringraziato il comitato organizzatore, i rappresentanti delle istituzioni, e ha confermato molto interessante anche la presentazione di questa mattina di quello che è il fenomeno sport, turismo, società e economia. Ha parlato di questi mondiali dai grandi numeri, con i grandissimi campioni, i tracciati sono molto buoni, il territorio si presta perfettamente a gare internazionali dedicate all'orienteering, lo dimostra i grandi campioni e queste migliaia di atleti master over 35 che sono venuti qui in Gargano, e poi ha confermato quello che è la sinergia e il legame vincente tra l'orienteering, in questo caso lo sport, e il turismo, perché si possono tranquillamente abbinare. Ha parlato del buon cibo, ha parlato delle tradizioni, ha parlato della società pugliese, e sono ottimi assolutamente fattori per poter crescere e sviluppare anche nel prossimo futuro grandi eventi dedicati all'orienteering. Grazie. Ok, Jorgen, that's your turn. Thanks a lot. Thank you so much.
everybody, and especially to all the people from Puglia who makes this possible for us. And thank you, Gabriele, who took me and Bernd here on a first trip in 2001. We also learned to know Mr. Michele Barbone from the beginning, and I know how hard you have worked for to reach this goal. And I think after the week that will come now, everybody will see a very strong, nice footprint from what the orienteers from all over the world will give to you here. And hopefully we can do a lot of good events again, because this is a fantastic region. And of course, I love all Italy from my heart and travel often here. But now when we can start to travel again, I hope we will have more possibilities to come back to Puglia, Gargano, and also the rest of Puglia with so many possibilities. Thank you so much. Tak Jørgen, allora ha detto questa grande leggenda dell'orienteering, la prima volta che sono venuto qui in Puglia era il 2001, voglio ringraziare tutto il comitato organizzatore, Vieste, la regione Puglia, la provincia di Foggia, tutti coloro i quali sono coinvolti in questo grande evento, sono sicuro che sarà un grande successo, non solo, ma lui essendo innamorato di queste terre e anche della regione Puglia e dell'Italia intera che l'ha visitata e ha gareggiato tantissimo volte, lui è convinto che questo potrebbe essere, anzi lo è sicuramente, un kick off, nel senso che è una partenza dove sicuramente ci saranno altri eventi nel corso degli anni dedicati all'orienteering. Tak. Begloden. Okay. Yes. You have to translate, I think. Okay. Thank you very much. This is an honor to be here, and to be here in Puglia, in Gargano. È un onore per me essere qui in Puglia, in Gargano. You have something unique and something special. Like we in Norway, we have the snow, the cold, the ice. You have the sun, beach, and the fantastic nature. Anche qui voi avete qualcosa di unico, così come ce l'abbiamo noi. Noi abbiamo il ghiaccio, abbiamo la neve, e qui invece avete il sole, le spiagge, e un clima straordinario. And in Gargano, the spot of nature, the people, and wine and the food. E sicuramente il Gargano ha un valore aggiunto con il calore delle persone, il buon vino e il buon cibo. And Gabriele, in 2001, like together with Jürgen, yes, we said this is a very great opportunity to have something special here in Gargano. E quando siamo stati qui nel 2001, quando abbiamo esplorato la foresta umbra, abbiamo detto questa è una cosa straordinaria, una cosa di speciale per noi appassionati di orienteering. And I have to say, and now I'm talking a bit to Gabriele. Adesso devo dire una cosa e parlare, non so se vuoi parlare di me, adesso vediamo cosa racconta. Perché poi. From 2001, and now 20 years here after, you have brought a lot of Scandinavians, yes, down to South Italy. Sì, lui dice dal 2001 ad oggi comunque c'è stato un percorso dove con tutte le iniziative che abbiamo sviluppato abbiamo portato parecchi scandinavi qui. And this is a simple calculation. 500 Scandinavs per year. 10 days. 150 euro per day. In 20 years. That means 15 million euro through this period. Sì, lui ha fatto un calcolo, insomma, giustamente, perché noi abbiamo iniziato a organizzare i campi di allenamento qui a marzo, quando non aprivano, non si trovavano ancora strutture aperte, no? Si apriva sempre per Pasqua, e portavamo circa 500 scandinavi per 10 giorni ad allenarsi,
ha calcolato insomma che con la ricaduta a 115 euro al giorno per 20 anni abbiamo movimentato secondo lui 15 milioni di euro, un calcolo norvegese. Thank you to one person, big network, cooperation, partners like you, big opportunity. E lui dice grazie diciamo all'ingegno delle persone unite alla sinergia con l'istituzione si possono sviluppare delle grandi opportunità. So this is tourism. E questo è turismo. Thank you. Grazie Ben, grazie. Grazie. Grazie, grazie a questi grandi campioni scandinavi dell'Orienteering, grazie a Gabriele Viale che ce li ha introdotti, ce li ha fatti conoscere, perché non tutti ovviamente siete a conoscenza di questi grandi atleti dell'Orienteering e del valore aggiunto anche dal punto di vista economico e turistico della loro presenza qui in Puglia. Siamo nella fase finale di questo interessante convegno che ricordiamo verrà poi chiuso e lo ringraziamo che ci ha raggiunto il vicepresidente della Regione Puglia, nonché assessore dello sport, il dottor Raffaele Piemontese, grazie di essere qui con noi. Vi dicevo, abbiamo un altro intervento molto interessante perché parleremo del valore del turismo sportivo, il valore del turismo sportivo che ci verrà illustrato dalla direttrice dello Sport Impact di Sport e Salute, la dottoressa Rossana Ciuffetti. Grazie dottoressa. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito, ma siamo molto contenti come Scuola dello Sport di essere riusciti ad organizzare questo convegno in occasione di un importante evento sportivo. È un'idea nata con il Presidente Anesi, appoggiata chiaramente dal Presidente di Sport e Salute e assolutamente confermata e appoggiata dal Presidente Barbone, con il quale la Scuola dello Sport interagisce su tante attività, considerando appunto la formazione come uno dei pilastri sui quali poi promuovere la programmazione dello sport nel nostro paese, ma credo anche in assoluto nel mondo. Si è parlato oggi di tanti aspetti molto molto interessanti e comunque l'importanza dello sport come uno strumento per avere un potenziamento proprio anche nel turismo. La Scuola dello Sport lavora su corsi di formazione sul turismo con molte federazioni, alcune veramente per elezione, come per esempio il ciclismo. Organizziamo corsi di cicloturismo sicuramente in sinergia con la federazione, ma anche con gli assessorati al turismo. Quindi è un'attività che abbiamo iniziato da tempo e sul quale stiamo sicuramente ragionando, perché con l'avvento di Sport e Salute la tematica del benessere, della salute attraverso l'attività fisica è diventata come sicuramente un asset da sviluppare e un argomento sul quale fare grandi investimenti. Ragioniamo adesso, abbiamo fatto come Sport e Salute varie indagini, una indagine molto importante, mi fa piacere che avevamo la stessa società, la SVG, come l'ingegner Sanicandro, un'indagine molto interessante svolta da SVG per Sport e Salute dice che tra aprile e maggio 2022 c'è una lettura delle preferenze e degli ostacoli che caratterizzano le vacanze attive della popolazione italiana tra i 18 e i 90 anni. E più della metà degli italiani concepisce la vacanza come opportunità per muoversi con andamento lento e come occasione per ammirare le bellezze del luogo, e questo
lo raccontano anche queste immagini, che il 51% ama girovagare nei centri, nei borghi, nelle città, il 45% un relax completo, il 40% natura e parchi, il 37% ama camminare, escursioni a piedi, l'enogastronomia è presente al 32% e poi c'è ovviamente il turismo culturale al 30%. Questo però chiaramente indica un'importante valorizzazione del territorio, una rigenerazione urbana, e ovviamente qui si sta perseguendo un obiettivo dell'Agenda 2030 dell'ONU, che è città e comunità sostenibili, degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Ecco, qui era molto interessante vedere invece quelle che sono le difficoltà riscontrate da chi vuole andare in vacanza e fare sport. Purtroppo ci sono i costi elevati, e c'è una rigidità nel vincolo degli orari, una rigidità di offerta, una rigidità ovviamente per la normativa Covid e difficoltà di prenotazione. Diciamo che tanti sono gli elementi sui quali si può lavorare per migliorare l'offerta di sport e turismo. Ecco, questo è molto interessante perché oggi qua abbiamo parlato molto del cammino, e il cammino è al 61% l'attività sportiva preferita da chi va in vacanza, e soprattutto è molto interessante vedere le percentuali, perché non soltanto anche la generazione Z al 60%, il 60% di questa generazione è quella orientata verso il cammino. Oggi abbiamo visto anche grazie alle slide dei relatori che mi hanno preceduto quanto in Puglia questo è assolutamente sviluppato, ed è molto molto interessante, soprattutto se lo paragoniamo a, per esempio, un esempio che è il Cammino di Santiago in Spagna, come è organizzato, quanti sono i turisti che fanno sport e che seguono questo grande grande evento sportivo. Il cicloturismo è al 30%, i grandi eventi al 27%, il presidente Cozzoli prima li ha menzionati, quelli che ha organizzato Sport e Salute insieme a varie federazioni nazionali, ma e poi tutti quelli che sono stati menzionati e che saranno appunto anche ospitate in questa grande regione nel 2026. Abbiamo poi lo yoga, abbiamo altri sport, persone che comunque fanno sport durante tutto l'anno e che continuano a fare il loro sport anche quando vanno in vacanza. La Puglia è una delle regioni che post pandemia ha avuto un incremento maggiore proprio del turismo, ha avuto un 44% di incremento in più nel 2021 rispetto al 2020, e soprattutto c'è da dire che il Gargano e la meta più gettonata del Gargano è ovviamente Vieste. Questo sono dei dati che ci portano a dire che è importantissimo investire sul turismo sportivo, è importantissimo cercare di realizzare però una rete con gli enti territoriali, quindi sicuramente il mondo dello sport e gli enti territoriali devono riuscire a lavorare insieme per poter veramente avere come obiettivo quello della rigenerazione del territorio e soprattutto una maggiore diffusione della pratica sportiva, perché i dati che prima ci ha presentato l'ingegner Sanicandro sono estremamente interessanti, perché ci permettono di fare una programmazione, programmare lo sport, programmare l'attività dei cittadini. E soprattutto, come oggi Sport Impact vuole fare, vorrebbe misurare quelle che sono le attività che pone in essere e soprattutto misurarle sulla base dell'attività effettivamente praticata. Quindi verrà fatto un aggiornamento del censimento degli impianti sportivi, ma verrà fatto anche un censimento delle attività
che si faranno nelle palestre a cielo aperto, quindi nello sport, nei parchi, in qualsiasi anche nuovo luogo di sport che sarà inventato e che sarà nostra cura cercare in qualche modo di misurare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie alla dottoressa Rossana Ciuffetti, ricordiamo direttrice Sport Impact di Sport e Salute. Quindi io direi di chiudere questo interessantissimo incontro di questa mattina qui a Pugno Chiuso Resort con la massima istituzione regionale presente, qui che ci porterà i saluti anche del Presidente, e quindi inviterei a chiudere proprio la mattinata al Vicepresidente della Regione Puglia, nonché Assessore allo Sport, il Dottor Raffaele Piemontese. Grazie. Grazie a tutti voi. Io voglio anzitutto salutare tutti gli ospiti, soprattutto coloro i quali provengono dall'estero e provengono da fuori. Prima il dottor Viale lo ha fatto anche simbolicamente accogliendo qui in Puglia, sul Gargano, a Vieste, la delegazione estera. Consentitemi un saluto, un ringraziamento particolare al Presidente di Sport e Salute, a Vito Cozzoli, che devo dire sta dimostrando anche con il suo lavoro e con la sua presenza sul territorio una vicinanza alle istituzioni e un interesse concreto nei confronti degli eventi sportivi e del mondo dello sport. Credo in Italia, in Puglia ci vediamo spesso e quindi il sacrificio fisico, l'essere presente è sicuramente una nota che diciamo denota interesse per ciò che si fa. Di sabato di luglio, diciamo, fare un bel po' di chilometri per essere qui a Vieste significa che si ha il senso del dovere delle istituzioni e degli enti che si rappresenta, e di questo va dato sicuramente atto. Saluto Elio, saluto il CONI, saluto il Presidente della FILSA, saluto Michele Barbone, saluto naturalmente il mio amico Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, saluto il Consigliere della Provincia Mangiacotti. Consentitemi un altro ringraziamento particolare all'assessore allo sport del Comune di Vieste, a Dario Carlino, che ha dedicato davvero un pezzo di passione, un pezzo di davvero tanto tempo a questo progetto. Siccome il tempo è il bene più prezioso che abbiamo, vuol dire che davvero ci sono amministratori locali che dei quali andare fieri, e sicuramente Dario è uno di quelli. Ora, siccome tanto è stato detto su ciò che è stato fatto, sul valore dello sport, sull'importanza di questo evento mondiale, evento internazionale, io sono reduce, sono tornato ieri notte dall'Algeria per portare qui in Puglia con il sindaco di Taranto la bandiera dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che evidentemente sarà un'altra occasione estremamente importante, non solo ed esclusivamente per Taranto, ma per tutta la Puglia e per il Sud. Quella città diventerà teatro dei Giochi del Mediterraneo e diventerà anche il teatro di un incontro tra 26 paesi, in un momento in cui il Mediterraneo assume anche da un punto di vista geopolitico una funzione estremamente, estremamente importante. E qui in Puglia, nel corso degli ultimi 7 anni, con il Presidente Michele Emiliano, del quale vi porto i saluti, mi ha chiesto di salutare
Vieste, il Gargano e diciamo, tutti gli organizzatori di questo evento, abbiamo provato ad invertire la rotta, cioè abbiamo provato a mettere lo sport, a far diventare lo sport non come un aspetto marginale nel governo di un territorio, ma lo sport come un pezzo importante di crescita, crescita che si declina su più aspetti, e l'evento dei mondiali dell'Orienteering li può, per certi versi, li riassume quasi, quasi tutti. Punto primo, e su questo siamo assolutamente in linea con Sport e Salute e con Vito Cozzoli. Uno, noi siamo partiti dal tema sport e salute. Come è noto, l'attività, la pratica dell'attività fisica a qualsiasi età è un investimento in salute ed è indubbiamente il primo dividendo positivo che puntiamo ad avere in prospettiva. Noi abbiamo un progetto in, in Puglia, un progetto in Puglia si chiama ASSE, sta per ambiente, salute, sostenibilità, ambiente, salute e sostenibilità economica. Nell'ambito di questo progetto c'è stato un approfondimento di quelli che sono i costi delle prestazioni sanitarie e dei farmaci correlati ai non stili di vita, cioè correlati a, al contrario dei, a ciò che è il contrario dei corretti stili di vita. E questo progetto, nell'affrontare i costi diretti e indiretti connessi a tutto ciò, ha fatto sì che nel 2018 si ritiene che la somma spesa, diciamo la spesa sanitaria che si ha in connessione ai non stili di vita, si aggira intorno ai 300 milioni di euro in Puglia nel 2018. Se noi ragioniamo su tutto ciò che ha a che fare con, diciamo, dall'obesità al, al diabete, agli aspetti che hanno a che fare con il cuore, a tutta una serie di fattori, questo è il primo che ha un'incidenza sulla vita delle persone. E quindi in questo convegno io credo che un passaggio fondamentale su questo aspetto sia, sia doveroso. Quindi noi siamo partiti da questo dato, dato, sport e connessione con la salute. Poi, lo ha detto Elio bene prima nella sua relazione, noi abbiamo iniziato a fare un investimento imponente sulla impiantistica sportiva. Noi abbiamo, e su questo naturalmente Emiliano l'ha detto spesso, ho dato la delega allo sport, all'assessore al bilancio, in maniera tale che avesse l'opportunità, perché sulle cose quando ci credi ci devi mettere le risorse, perché non è solo una dinamica di ragionamento. A me piace la filosofia, io ho fatto il liceo classico e quindi sono uno che apprezza tutto questo, ma accanto all'analisi, allo studio, a, a, all'essere convinti che lo sport è importante, poi ci devi, devi dare un risvolto concreto. E noi abbiamo decuplicato l'investimento nello sport da quando siamo arrivati ad oggi. Noi abbiamo investito diversi milioni di euro su tanti aspetti, su progetti che hanno a che fare con la salute. Abbiamo fatto investimenti notevoli, 45 milioni di euro sull'impiantistica sportiva pubblica e del privato sociale, soprattutto alle parrocchie. Noi abbiamo sistemato
i campetti di calcio, di tennis, le palestre delle scuole in tantissimi comuni pugliesi. A Vieste lo abbiamo fatto, sul Gargano ne abbiamo fatti tantissimi, in tutta la Puglia noi abbiamo fatto investimenti in tanti comuni. Che significa questo? Significa che se a Cagnano Varano c'erano due campetti, tre, basket, tennis e calcetto, che prima versavano in una situazione di abbandono, oggi ci sono tre campetti che, grazie al finanziamento della Regione Puglia, oggi fanno sì che i bambini di quella piccola comunità del Gargano possano andare a fare calcetto, tennis e basket. Che c'è un'associazione che li gestisce, che non è più un luogo di abbandono, ma che lì si è dato impulso a un sistema. Idem, citato un comune al nord del Gargano fino al sud del Salento. Su questo noi ci abbiamo investito, perché riteniamo che gli impianti sportivi oggi siano uno dei principali contenitori sociali. E siccome tra i valori fondanti dello sport c'è sicuramente quello dell'inclusione sociale, è evidente che tutto questo è legato E poi c'è la terza gamba, che è quella del turismo sportivo. Lo diceva prima la relatrice, prima di me. Turismo sportivo, l'esempio, uno dei classici esempi, è quello che stiamo vivendo anche adesso, perché tiene dentro tutto, tiene dentro la promozione del territorio, il marketing territoriale, il brand Puglia, la conoscenza del nostro cibo, la conoscenza del nostro territorio, far rimbalzare la bellezza della Puglia come un impianto sportivo a cielo aperto. E questo è il classico evento in cui questa dichiarazione assume concretezza, assume proprio concretezza vera, porta qui 3.000 atleti da 39 paesi, crea quel volume sviluppato complessivamente di cui parlava prima Viale, cioè tra atleti e accompagnatori 5.000 persone, si fa un conteggio su le presenze su 10 giorni, su quanto spende una persona in media ogni giorno, e quello sviluppa un volume di spesa. Quindi Vieste, i 14 comuni del Gargano avranno un beneficio in tal senso, e non sarà solo il beneficio dei 10 giorni, ma quello che noi dobbiamo essere nelle condizioni di sfruttare è fare in modo che le donne e gli uomini che provengono ad esempio dai paesi scandinavi e che vedranno la bellezza della foresta umbra del nostro territorio dovranno avere questo territorio come meta preferenziale per continuare a fare sport dopo, negli altri anni. E quindi questo evento genera per il Gargano un afflusso permanente di donne e di uomini che avranno nel Gargano una meta stabile. Quindi perché la Regione Puglia complessivamente sui mondiali di orienteering investe 250.000 euro? Perché siamo convinti che investire questa somma tra la Puglia, l'asset, Puglia Promozione, significa che ne investi 250, ma il territorio pugliese avrà un effetto moltiplicatore molto di più. Quindi noi stiamo su questa dinamica, e quindi l'occasione per ringraziare tutti gli organizzatori che
hanno puntato l'obiettivo, la federazione, la FISO, grazie anche per il fatto che avete deciso di mantenere una sezione della FISO qui in Foresta Umbra, che avrà sicuramente un riverbero positivo in futuro, e non vi è dubbio che questo evento, questi mondiali qui sul Gargano e a Vieste costituiranno sicuramente anche una dinamica che andrà oltre tutto questo. Noi siamo soddisfatti che in quest'ottica di sinergia istituzionale, soprattutto con i sindaci e con le amministrazioni comunali, noi siamo stati nelle condizioni di invertire una rotta. Ecco, noi facciamo politica per cambiare le cose, e credo che qui a Vieste, grazie al lavoro fatto con Giuseppe Nobiletti, con il sindaco di Vieste, assieme alla Regione Puglia, noi possiamo dare un esempio tangibile di quella che è la buona amministrazione. Grazie. Grazie al dottor Raffaele Piemontese, vicepresidente nonché assessore allo sport della Regione Puglia. Un grazie agli illustri relatori di questo convegno organizzato da Sport e Salute in collaborazione con il comitato organizzatore dei campionati mondiali Master Gargano Puglia 2022. Lasciateci anche ringraziare proprio Pugno Chiuso Resort, grazie al direttore Roberto Bellan che ci ha ospitato questa mattina nell'ambito degli eventi collaterali. Ultima informazione, vi aspettiamo tutti quanti questo pomeriggio nella Vieste Arena, in centro, per la cerimonia di apertura alle ore 18:30 con la sfilata delle delegazioni, i saluti delle massime istituzioni presenti per iniziare questa bellissima manifestazione sportiva internazionale dedicata all'Orientiris e agli over 35. Ora c'è un aperitivo proprio nell'albergo qui sopra, 5 minuti a piedi per chiudere questa mattinata qui a Pugno Chiuso Resort. Grazie a tutti. Always happy days.